Buonasera e benvenuti a Prima Pagina su Rete 8 con un saluto come sempre a Anduccio e alla coppia Orfeo Gomez. Un saluto particolare questa sera perché Germano D'Aurelio in arte Anduccio, Anna Maria Orfeo e Giuliano Gomez sono qui negli studi di Rete 8 a Prima Pagina. Grazie per essere venuti. Grazie a lei, grazie direttore. A ci siamo del lei, del teo, del tuo a quest'ora. Sì, quello che preferisci, anche un caffè. Ma guardi, perché il problema era che eravamo ghettizzati nella radio. Quindi, fino a un attimo fa, e questo è un miracolo della televisione. Esatto, miracolo della televisione, ma siamo usciti da dentro la radio, appena usciti dalla radio ti trovi in un altro elettrodomestico. In un altro elettrodomestico. Attenzione alla lavatrice, perché lì si gira. E comunque loro sono insieme i conduttori di Rassegna Stramba, prezioso traino di questo programma, e di ciò li ringraziamo, ma singolarmente presi Anna Maria Orfeo e Giuliano Gomez sono due delle voci di punta dell'intrattenimento di Radio Delta, e invece Germano D'Aurelio in arte Anduccio è una leggenda vivente, attore. No, pensavo, pensavo che dicesse loro due sono persone rispettabili, invece purtroppo no, riconosceva. Mi legge nel pensiero. Attore, cabarettista, no, showman, ma io vorrei sottolineare invece cantante e autore di grande spessore, questo, non casuale, nonostante diciamo la questa patina. Questa è la cosa che mi chiedo ancora io. Agricola. Noi abbiamo tante cose da dirci, ma devo finire di presentare un versante serio dello studio, il professor Gaetano Bonetta, preside di Scienze della Formazione, buonasera e benvenuto. Diego De Carolis, giurista, docente all'Università di Teramo, ma scrittore folgorato a un certo punto della sua vita dall'incontro con Ennio Flaiano, autore satirico e molto altro, un grande genio pescarese al quale ha dedicato un paio di libri, e anche di questo parleremo. Che sia una puntata, che diceva Flaiano, che la serietà è l'unica forma di comicità possibile. Ecco, abbiamo capito che sarà un compito difficilissimo questa sera. È una puntata anomala, e lo avete capito dal fatto che Prima Pagina oggi ha invertito l'ordine dei fattori. Qui di solito prima si pongono domande e poi si presentano gli ospiti, abbiamo invece presentato gli ospiti e adesso la domanda: siamo ancora capaci di ridere? Sarà stato lo spread o il governo tecnico a scatenare questa ondata di tristezza collettiva? Sarà stata la fine del berlusconismo o quella altrettanto ingloriosa del bossismo? Pensateci bene, erano le travi portanti della Seconda Repubblica. Sarà la crisi generale o è piuttosto la somma dei nostri problemi domestici che non sono da meno? Insomma, cosa c'è dietro la risata perduta? Ne parliamo questa sera a Prima Pagina con gli ospiti suddetti, ma io vi debbo una spiegazione supplementare. Cioè, dobbiamo dire cosa ci fa questa sera qui con questo tema un severo accademico come il professor Bonetta. Intanto perché così severo non è, è una persona dotata di uno humor raffinatissimo, ma poi perché guardiamo un po' insieme da un po' di tempo a questa parte chi va in cattedra alla D'Annunzio. L'amicizia può diventare amore. Ma stiamo parlando di femmine, vero compà? Noi vi chiediamo scusa, ma c'è stato un ritardo perché abbiamo preso il tunnel da Ginevra al Gran Sasso. Ma ci vuole il tempo, non è che siamo neutrini noi che ci mettono un attimo, per cui ci abbiamo messo un sacco di tempo. Scusate. L'avvocato Picone, mi pare che sia laureato in giurisprudenza. Sì. Però per dire che la danno a cane e porci. La capacità di far ridere ce l'ha nel DNA o la prende? Ora io non ti interrompo e tu ora devi rispondere. Però attenzione, questo per dire una cosa bella, però sicuramente ti posso dire quello che diceva Chaplin, che una giornata senza una risata è una giornata persa. Ragazzi, ciao, è stato bellissimo. Grazie. Ciao. Thank you.
professor Bonetta, Homo sapiens e Homo ridens, questo era il tema della lezione tenuta il 24 novembre scorso da Ficarra e Picone a Chieti. Sembrerebbero termini inconciliabili, invece? Invece, come dire, sono forse i termini che fanno più abbinamento, perché è inconcepibile pensare ad un intellettuale che non abbia una capacità di produrre ironia. Anzi, l'ironia è forse una delle più alte forme del pensiero e del pensiero creativo che l'uomo abbia mai espresso, da che mondo è mondo, o meglio dire a partire dalla nascita della civiltà occidentale, che solitamente si fa risalire all'anno o agli anni attorno al 2005, 2500 anni fa, intorno al 500-600 avanti Cristo. Ecco, lì quando nasce la norma, il logos occidentale, che appunto serve per creare qualcosa in comune che permetta alla comunità di riprodursi, ecco affermarsi un nuovo modo di ridere e quindi di esercitare il pensiero che, ironizzando, riesce ad immaginare forme di vita nuove, diverse rispetto alla norma comunitaria, che solitamente è qualcosa che razionalizza e in un certo qual modo imprigiona, comprime e quindi reprime. E quindi è vero o non è vero che oggi abbiamo meno voglia di ridere? E questo è un problema? Sì, certo è un problema. Oggi abbiamo anche meno voglia di ridere perché c'è una diffusissima depressione, c'è uno stato depressivo molto forte che appunto inibisce quelle che sono le capacità creative dell'essere umano, per cui si è più indotti a forme prima di tristezza, di malinconia e poi a vere forme croniche di depressione. Depressione significa sostanzialmente abdicare all'esercizio di quelle che sono le istanze primarie dell'uomo, che sono quelle proprio della vitalità, della creatività. E quando si esce dallo stato di depressione e ci si posiziona nella dimensione della creatività, inevitabilmente tale creatività in prima istanza si esprime con la forma migliore della ironia, e l'ironia si manifesta da un punto di vista quasi quasi vocale, sonoro e gestuale con la risata. La risata, quindi, che è una forma anche poetica di leggere, naturalmente, con la non violenza tipica della ironia, è un modo di leggere la natura umana. Lucio, quindi tu svolgi un mestiere serissimo. Ma io un mestiere alla che fine. Purtroppo non ho scelto io e hanno scelto gli altri per me. È interessantissimo quello che ha detto adesso Gaetano Bonetta. Anche perché della risata la letteratura in generale se ne è occupata pochissimo. Il primo che ha parlato della risata credo sia Aristotele, e dopodiché c'è stato fino al 1800, era quasi peccato, insomma, no? Specialmente con l'avvento di C, perché a C ne ha parlato uno solo, e di C dopo di Cristo era peccato. Credo sia Bergson, era Bergson anche, però francesizzato, sì, no, Bergson, ma anche, che ha cominciato a capire che la risata è una cosa importantissima, la risata, o meglio, come ci si pone, la comicità e la spersonalizzazione del problema, che poi si riallaccia anche al pensiero di Chaplin, insomma. Però non vorrei apparire già questo troppo serio. Volevo dare conforto a quanto diceva il nostro Germano, è difficile dire Germano, mi conosce, dicevo, cioè non lo sulla finanza. Duccio, volevo essenzialmente dire che l'ironia ha il suo monumento, la sua celebrazione anche con il Don Chisciotte, no? Il Don Chisciotte che è quell'opera che fa nascere il romanzo, no? E il Don Chisciotte nasce e si configura, costituisce il primo romanzo. Perché? Perché è uno scavo in profondità dell'animo umano,
con Don Chisciotte nasce il romanzo che è, badate bene, la prima forma nuova dell'età moderna di introspezione, in antagonismo al potere, diciamo così, omogenizzante, omologante del discorso scientifico che si andava imponendo in quegli anni. Quindi il primo romanzo, il Don Chisciotte, è tutto in chiave ironica e satirica, appunto perché quella è la chiave per disvelare l'uomo contro la forza vigorosissima della ragione e della ragione scientifica, sì, ovviamente. Perfetto. Quindi, come dire, oggi uno, se vuole incontrare l'innovazione, la novità, deve per forza di cose aprirsi alla dimensione dell'ironico. Ecco, a questo punto io devo chiedere una cosa al professor De Carolis. Un autore che sicuramente ha prodotto ironia, ha prodotto sorriso, è Ennio Flaiano. Ennio Flaiano è molto legato alle sue radici, più di quello che raccontano le sue opere. Noi sappiamo ad esempio che i Vitelloni non dipingono una generazione di ragazzi riminesi dell'ultimo dopoguerra, ma una generazione di ragazzi pescheresi dell'ultimo dopoguerra. E cosa resta e cosa manca di quell'eredità oggi nel nostro spirito comune? Beh, io credo quasi tutto, perché probabilmente, mi riallaccio un attimo, la depressione economica è diventata depressione esistenziale. Esistenziale. E se si basano i rapporti solo sullo scambio di risorse finanziarie o di future, insomma, tutte queste cose che ci hanno. Io sono rimasto impressionato per la prima volta quando si è sui diritti televisivi, no? Parlando, mi sono occupato qualche volta e così. Cioè il fatto che io mi vendo dei diritti che mi potrebbero pervenire perché non si va più allo stadio come facevo io nel 73. Un po' vedevo la partita, un po' andavo a prendere le lucertole. Quindi poi, soprattutto tra il primo e il secondo tempo, scappavano tutte, sapevano già che non potevano venire. È chiaro che probabilmente poi... Che stadio frequentava? Scusate. Sono stato Adriatico. Io ho iniziato, mi ricordo vagamente un Pescara-Teramo, arbitro Lobello, dove c'erano ancora le traverse quadrate delle porte. E prese, perché era difficile, che prendendo lo spigolo interno della porta, del palo, la palla entrasse dentro e poi riuscisse. Però è caduto proprio davanti alla porta, Lobello stava lontano, probabilmente l'ha vista dentro, e mi pare che abbia, io ho questa vago ricordo. Però scusa, tu sei di origine teramana, quindi questo, giustamente, sì. La tua versione è questa. Questo non ci sarebbe da rivedere la moviola, ma non possiamo. Però, ripeto, sarebbe da rivedere il palo. Ripeto, però leggere Flaiano probabilmente, che... tentava di risolvere tutto attraverso l'ironia. Certo, era un'ironia malinconica perché aveva questo dolore familiare, però attraverso l'ironia comunque riusciva. Sono memorabili le pagine di questo altro elemento, oltre al basare il rapporto appunto esclusivamente sul denaro, l'elemento che fa venire la depressione in questo momento è la burocrazia. Cioè, lui... parleremo poi del libro. Scusa, non vorrei che ti riferissi che l'unico nemico pubblico è l'arbitro di calcio. Ah, quello sì. Questa no, è un'altra massima di Flaiano. Flaiano diceva che l'italiano teme solo il giudizio dell'arbitro di calcio. L'unico giudizio che è definitivo. Anna Maria Orfeo, sì. Voi quotidianamente siete a contatto con la gente, perché la radio è un bellissimo mezzo, è il mezzo sia del tempo libero, sia il mezzo che rende più lieve anche il tempo del lavoro.
Secondo la vostra esperienza, siamo davvero così depressi o abbiamo voglia di leggerezza o perché non si esprime questa voglia di leggerezza? Secondo la nostra esperienza, quella della radio non c'è. Perché noi abbiamo, c'è l'incontro insieme a Anduccio 2 anni fa, ha cambiato un po' il modo di sentire la radio da parte degli ascoltatori e anche poi di rispondere. Perché ci sono molti, no guarda, sicuro, noi glielo diciamo sempre e lui non ci crede mai. Puoi perché non è vero, è quello vero quello che diciamo noi. Che ci sono moltissimi nostri ascoltatori che lo erano già, ma lo sono diventati un po' proprio per lui, ma per il fatto di uscire la mattina e di fermarsi alle 8:15 durante la rassegna stampa. Davanti a un tunnel, davanti a una galleria, per esempio, se è successo anche a te, segnali, sì. Oppure proprio sotto al posto di lavoro, dire no, aspetta che mi sento l'ultima cosa che dice Induccio, e molti poi ci scrivono, tramite messaggi, tramite Facebook, per fortuna che ci siete voi, che almeno ci fate fare una risata la mattina, oppure che fate diventare questa giornata che sarà triste un po' più allegra. E è così, così Giuliano Gomez. Perlomeno proviamo a far iniziare una giornata dal lunedì al venerdì in maniera un po' più leggera, questo è il nostro tentativo. Poi in base ai messaggi che arrivano, effettivamente il feedback, direbbero quelli bravi, che riceviamo quotidianamente è proprio la continua richiesta di leggerezza, di un sorriso, non magari di quella grassa risata che smuove le viscere, magari fa ridere, fa rilassare, magari è reputata, anzi è trasferita in un altro momento della giornata. Però effettivamente al mattino c'è bisogno di leggerezza, c'è bisogno di sorrisi, c'è bisogno di cose divertenti. Che belle voci, questi due conduttori radiofonici. Abbiamo sentito un Duccio in versione seria eccezionalmente questa sera, ma Duccio è il re della risata, sì. E vedremo qualcosa e poi ne parleremo meglio dopo la pubblicità. Bentornati a Prima Pagina. Allora, Induccio, vediamo dall'album di questo grande artista abruzzese qualcosa. Luce taccio, Induccio! Corre, mamma cara, libero fuoco dalla gallara, che soltanto l'acqua calda dentro la panza fa mondo e va. E luce taccia, e saluto, in se dritte e in se muove, se ne misse la farina, nelle ville caudine, se ne misse la farina, nelle ville caudine. Io mi ricordo quando andavo a scuola io, ho fatto fino al terzo giorno, dopo mi cacciavo. E quando andavo a scuola, tutte le mattine arrivavo tardi, che la maestra stava arrabbiata, ma arrabbiatissima, sapete il santo protettore degli arrabbiati, s'angazzate. La maestra era sempre così, con la mano sul fianco, tipo manca di pisciatura, no? Perché è venuto tardi, mandi mano? E lei dice, secondo me, mandi mano, ho dovuto andare a pascere le pecore. Se domani vieni tardi devi essere accompagnato o da tuo padre o da tua madre o da chi ne fa le feci. Allora porta frate mio piccerillo, che tanto la casa mica che è tutto uguale. Non ce la facciamo più, 92 anni, ho detto nonno, ma cacca e voto, ti è venuto in mente da ringraziare lo padre eterno che ha perso la cartella tu e te fregno, cucci sulla corda e marchiamo. Sì, ho capito, però almeno una volta di grazie padre eterno, che io lo padre eterno e te le vedo tutti i giorni. Se tu passi in giro mai alla chiesa, le vedi alla cantina. Perché il Padre Eterno com'è? È divino. E dove sta? Alla cantina. Sotto la capanna reta che la fratte. Ci sono fatte fa gne gne come una gatta. Viene direttamente dall'Abruzzo, Induccio. Era Induccio al primo maggio. Sì, quanti anni di risate? Il penultimo. Sì. Quanti anni è che insisto? Sì. Purtroppo per l'Abruzzo e per il mondo intero parecchie. Devo dire.
Beh, primo contributo che ho preso lavorando su un palco risale al 1975. Un po' di lavoro nero prima. Il primo spettacolo lo ricordo. Sì, partecipato a una gara di comicità. Eravamo in 10 e ho fatto decimo. Beh, ma grandi carriere cominciano sì, così. Sì, di solito per andare bene devi cominciare male. Sì. Esattamente. E quindi mi diedero un premio di consolazione, mi diedero una cravatta. E quando mi chiamarono sul palco, perché aveva fatto il terzo, il secondo, il primo, in distanza, poi c'è un premio speciale, premio di consolazione, lo diamo, ma mi chiamate sul palco e le regaliamo questa cravatta, ricordi questa sera, e c'aveva questa simbologia la cravatta, vuoi fare il comico, sì, in becca. E quindi fu, capito, questa cosa. E poi da là è chiaro che proprio sta cosa mi ha fatto scaturire la voglia di superare, quando vedi arrivare al nono posto, all'ottavo, insomma. L'ottavo, l'ottavo. Esattamente. Professor Bonetta, qual è la cifra di questo artista? Duccio, dobbiamo dire che ha portato ad esempio il dialetto abruzzese in una ribalta nazionale. La comicità si serve di tre dialetti per parlare all'Italia, il napoletano, il romano e il milanese. Duccio è riuscito a imporre il dialetto abruzzese, che non è poi così comprensibile. Sì, io mi utilizzo le considerazioni che ha fatto su Duccio Renzo Arbore, che di Duccio è un grande estimatore. E io devo essere sincero, ho condiviso le considerazioni su Duccio, perché Duccio esprime, come dire, un'aria fresca molto importante, e riesce a rompere anche un po' quei canoni linguistici, no? La dialettofonia televisiva, no? Che per anni ha imperversato, ha dominato e via dicendo. Quindi Duccio è stato, quando è arrivato alla ribalta nazionale, appunto una ventata di aria, di parole, di musicalità nuova, molto giovanile, molto infantile, che si univa, come dire, anche a certe istanze espressive un po' bucoliche, se vogliamo, senza, certamente sì. E come dire, che venivano da una provincia per molti versi dimenticata, e quando citava quell'ambiente dei vitelloni, che è tipicamente abruzzese, che non ha nulla a che vedere con gli ambienti di Rimini, di Bagnacavallo, di Testi, eccetera. Ecco, e non è un caso che quella appunto è stata negata, quella è una realtà abruzzese fortemente negata, anzi quasi falsificata. Ecco, Duccio ha portato questo senso di briosa creatività e espressiva di un mondo popolare trascurato, che appunto rappresentava una ventata di aria nuova. Ecco, quando arriva un ventigello di rugiada mattutina che si va a stagliare, diciamo così, sul tuo corpo, sulla tua mente, eccetera, eccetera. Ecco, questo era ciò che pensava Renzo Arbore e che io condivido pienamente. Professore, mi devo iscrivere alla sua facoltà, perché dopo queste lodi sono obbligato a venire almeno a qualche lezione. Deve pagare però la tassa. Ma pagherò di persona. Esiste davvero questo mondo agricolo al quale tu attingi, o è, diciamo, una dimensione onirica? Ma cioè, è chiaro che ci si gioca un po', però devo dire la verità, se uno si sposta pochi chilometri dalla costa, già nel primo paese dell'entroterra, dove l'economia principale è ancora la primaria e non neanche la secondaria o la terziaria, i modi di pensare, ma anche di gente plurilaureata che comunque continua ad avere una forma mentis bellissima, ancorata alle radici. Io, per spezzare un'altra lancia sempre a favore dell'Abruzzo e raccordandomi a quello che ha detto il professor Bonetta, pure le paparazze è un'altra invenzione, che è mondiale, oggi parlano tutti il mondo, hanno identificato come
il reporter paparazzo. Ma questa è un'altra parola che esiste solo in Abruzzo e solo a Pascale, perché solo qua, se andiamo a Vastri, i paparazzi li chiamano i cioccoli. Che cioè, solo a Pescara, perché? Perché Flaiano identificava come il flash della, il guscio, il guscio della paparazzo, insomma, era questa cosa rotonda, però nessuno l'ha mai voglio dire, enfatizzato, nessuno ha mai ricollegato, cioè, Vitelloni significa, che poi l'origine, vabbè, forse abbiamo detto qualche altra volta, non lo so se qui o altrove, che viene pure da Budello, da Vedel, che io da bambino pure, da ragazzino, ma quante volte forse pure a Diego De Caro disse, i genitori, stignano Vitelloni, sai, quando stai senza fare niente. Pancellaria poi sarebbe. Sì, 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 sai, ma no, eri uno che stava come un budello buttato per terra, neanche come un vitello, come un budello, cioè buttato lì senza arte né parte, senza voglia. Quindi quanto Abruzzo c'è in tutta la Dolce Vita, in tutto Flaiano, in tutto poi quello che è stato Federico Fellini, per noi che lo sappiamo, lo avvertiamo, è un grande riscatto ogni tanto rimettere una bandierina e risegnare un puntarello così. Però ecco, finché si può si va avanti con la proclamazione dello Stato libero dell'Abruzzo anche contro tutte le tendenze, perché poi i tre dialetti che dicevi tu sono fondamentali, però sono aggiunti tanti altri, anche altri hanno avuto meno vita, tipo Gilberto Govi per il genovese, poi non parliamo da Musco a tutti gli altri della civiltà siciliana, come del resto per le Puglie sono stati diversi comici che hanno ribadito fortemente il pugliese, è diventata la quarta lingua parlata nel cinema di periferia. Orfeo Gomez, quanto è difficile fare da spalla a un mattatore come no, silenziarlo, quello è difficile silenziarlo. Adesso mi sto rendendo conto. Non ho appresso il telefonino, no? Ma no. Io uso il cronometro, sono chiamata da lui, no, da Giuliano no, il maresciallo. Sì. Perché non abbiamo dei tempi, purtroppo la radio purtroppo se stretti. Ci venite incontro. E quindi quando scattano i tre minuti divento il maresciallo. Mai, e quindi mai sforato. No, mai sforato, mai rispettato. Andiamo sempre sui 4, ma non è difficile, no, non è difficile. Semplicemente è bastato avere due minuti al tempo limite da dedicare a Anduccio. Cioè vuol dire quanto tempo abbiamo? Tre. Allora Anduccio un minuto. Quindi fa una volta, così aggiungiamo quei due. Però non è difficile, perché Germano è un uomo generoso, è un artista generoso, tanto. Ecco, invece una cosa difficile è ridere sul terremoto, che è cosa diversa dal ridere del terremoto che noi tutti associamo alle risate degli sciacalli. Il ridere sul terremoto è una cosa che ha contribuito a rendere un po' più lievi, ma non banali, i giorni, i mesi, le settimane successive al terremoto dell'Aquila, ed è servito anche a due artisti emergenti aquilani per dire verità che forse nessun altro sarebbe riuscito a dire. Sono Francesco Paolucci e Mauro Montarsi, gli inventori di Dice che è un fenomeno che ha spopolato sulla rete, non solo sulla rete. Vediamo una prima clip. La situazione è critica, quindi dice che... Cioè, no, veramente, dice che il terremoto mica è finito, è prevista una botta. Ma perché? Beh, Jonathan dice che Jonathan sta qui da... l'acqua per gli orti. Dice che Striscia la Notizia ha portato le casette di legna a Paganica. Voglio vedere pure quando le porta pure a Pettino. Sì, Oddio, che situazione, cazzo. Ma dice che questi della costa tengono tutti la casa io mare e stanno a scocchia gli alberghi a mangiare a scocco. Sì. Benvenuti a questa edizione Flash 3 minuti del TG Maurom. Maurom ha incontrato il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Sentiamo cosa si sono detti. Presidente, grazie di questa visita inaspettata. Non me l'aspettavo proprio poi il giorno di Ferragosto, cioè il giorno caldissimo. Beh, è venuto sì a vedere l'ampliamento dei lavori, però questa visita da me non me l'aspettavo proprio, grazie mille. Sono lusingato, proprio questa mattina leggevo la sua notizia qui, sono rimasto contentissimo. Maurom, sono venuto solamente per la festa Rom. Ho sentito della festa. Te pare, sembra a pensare alle feste tu, presidente.
Non si può cambiare argomento, anzi, cambiamo argomento per favore. Tu sei le feste, quale te? Ecco, Diego De Carolis, qua troviamo uno spirito un po' flaiano. Flaianeo, com'è l'aggettivo relativo a flaiano? Flaianeo, flaianite, c'è qualcuno che l'ha... Ma c'è una squadra della California che si, di calcio, soccer, la chiamano. Si chiama, la pronuncia Earthquake. Dal 73 a oggi sono cambiate molte cose nel calcio. Però c'è una squadra di calcio che si chiama Earthquake. Terremoto. Del, quindi questo è, può essere significativo. Ma io mi ricordo, cioè, mia madre era molto sensibile e io l'ho presa in giro tante volte, certe volte veramente gli scuotevo la sedia, perché è un ricordo d'infanzia, perché comunque anche lì, paese di origine Bisenti, lì era una zona molto sismica, si è sentito spesso anche in quest'ultima occasione. Però la sera invece, la famosa sera, la maledetta sera, potremmo, visto che ormai è primavera, e l'ho avvertito pur stando, avendo casa sulla riviera, quindi magari, e io mi sono svegliato per prima, nostra figlia si è svegliata pure, ma papà che devo fare? Infatti non ti preoccupare, tra un po' passa, perché ho sentito i cani abbaiare. Però immediatamente mi sono collegato a internet e c'era un collega, un tuo collega Ezio Cerasi, adesso sta a TG3, all'epoca stava a TG. È stato il primo a dire c'è stato un terremoto forte a 80 km da Roma. Sì. E ci siamo collegati, mi sono collegato in quel momento, poi... E niente, ho pensato appunto che c'era, poi ho anche uno zio, dei cugini all'Aquila, però mi sta l'ora, insomma, però la mattina presto poi sono riuscito a mettermi in contatto. Certo, mi rendo conto che ironizzare sul terremoto non è facile, però questi ragazzi mi pare che stiano sulla strada giusta, però devo dire che probabilmente il fatto, a me personalmente, scusate che però per questi piccoli quadretti familiari, però a me mi dicevano sono terremoto. Quindi voglio dire, anche il terremoto associato ad un bambino che magari era vivace, forse non era solo uno sconquasso, ma era forse un momento della vita che stava nascendo. Diciamo che avevamo una confidenza che purtroppo abbiamo perso in maniera... Probabilmente sì. Professor Bonetta, prendo sempre spunto dalla vostra lezione Homo sapiens, Homo ridens. La risata è uno dei concetti, fa paura al potere. Possiamo applicarla a questa esperienza? Sì, penso che sia anzi quasi necessario farlo, perché ha delle tinte molto burlesche, insomma, a volte anche carnascialesche, tutta la vicenda del dopo terremoto, cioè, per cui penso che la chiave di lettura debba come dire, essere data da un'analisi della comunicazione che c'è stata in occasione del terremoto e del post terremoto. Un po' il terremoto, come poi del resto tutti sanno, più che essere gestito da un punto di vista logistico eccetera eccetera, a cui hanno diciamo così rivolto le proprie risorse associazioni, il volontariato, gli alpini, quello che hanno fatto gli alpini è di inestimabile valore umano, ma insomma tutto il mondo del volontariato in generale, ciò che hanno fatto organizzazioni, associazioni eccetera eccetera, e che è rimasto un po' diciamo così ai margini, quando invece poi, ed è qui che con ironia bisognerebbe rianalizzare il tutto, a livello mediatico il terremoto è diventata una fabbrica o di consenso o di orientamento politico, culturale, eccetera, eccetera. Ecco, qui andrebbe decisamente
scavata una, come dire, una strada, un'autostrada per rivedere il tutto, cioè per rivedere la rappresentazione che del terremoto è stata fatta, perché esatto. C'è stato un terremoto reale che è stato affrontato dall'uomo, dagli uomini a cui facevamo riferimento, e poi c'è stato il terremoto rappresentato che ha sviluppato pensiero ed economia. Questo è importante. Ecco, questo è estremamente importante. Quando nasce, dice che siamo proprio nei primissimi mesi, quello che abbiamo visto si svolge fra luglio e agosto del 2009, quando ancora una informazione ufficiale che passa attraverso i media nazionali riesce ad accreditare una verità diversa. Tu, Germano, cosa pensi di questi ragazzi? A parte che io non li avevo ricollegati al Dice Che, ma li conosco. Ieri sera proprio stavo a Paganica e ci siamo incontrati, era un'occasione elettorale, però anche lì abbiamo fatto un po' di... So che sei molto impegnato in maniera rigorosamente bipartisan in questa Po' partigiano lo sono, siamo tutti, insomma, un fazzolettone alla fine. Cioè, se vi ricordo però, che la sera in televisione è l'ultima sera ed è molto solenne in televisione. Sì, quindi, sì. Battute però, equilibrate. Però il problema è che spesso mi chiamano per svelenire un po', perché le campagne elettorali arrivano negli ultimi giorni e sono prodotti di fango dall'altra parte. E quindi secondo me bisogna farla in maniera anche giusta, adeguata. Una risata non guasta mai, specialmente quando certi animi cominciano a esacerbarsi. Ma al di là di questo, Dice Che hanno svolto una funzione sociale importantissima. Io da pescarese, non da aquilano, quindi ero un elemento un po' esterno, sebbene insomma, l'Aquila l'ho battuto tutta la provincia da oltre 30 anni. Io mi sono fatto una ventina di tendopoli, che una chitarrella, un microfono, una cosa, e ci siamo in qualche modo confrontati, difficile dire divertiti, perché però è stata una sfida ogni sera, specialmente a Onna, dove la settimana scorsa è successa una cosa bellissima. Per la prima volta hanno rifatto la festa di piazza, per la prima volta quindi hanno rifatto la serata di Sant'Antonio, prima, e poi la serata dedicata alla Madonna di Fatima, credo, mi hanno chiamato per la primissima sera, per la prima volta, quando si è avuto il coraggio di rilanciare, di ricominciare con una festa, non ho voluto che andassi io, perché due volte sotto le tende a cercare di far ridere non era una cosa facile. Ed era una sfida soprattutto con certi visi, che non è che fossero arrabbiati, erano completamente assenti. Perché ogni parola, ogni battuta poteva richiamare una cosa diversa in ognuno, ovviamente. E quindi per me è stata una grande sfida, devo dire, anche una palestra. Mi hanno chiamato, l'ho accettato, sfidarsi in questa maniera qua. La risata è una medicina di cui ne abbiamo più bisogno. Proprio adesso che è diventata una merce rara. Posso fare un'osservazione, no? Perché le cose che ha detto sono verissime, ma la ragione per cui la risata fa bene non è tanto nella bontà, diciamo così, della battuta, di cui oltretutto sei maestro, ma sta nel fatto che quei poveri cristi che depressi, tristi, malinconici, eccetera, eccetera, addolorati e via dicendo, e quando ascoltano l'ironia, la comicità, l'espressione comica e via dicendo, ascoltano una espressione dell'uomo disinteressata, non razionale, cioè riprendono contatto con le parti migliori dell'uomo, cioè dell'altro. Cioè la risata che solitamente non è condizionata, imprigionata, ingabbiata dalla norma, dalla ragione, eccetera, eccetera, ecco, dà quella speranza che c'è l'altro, quell'altro libero, deprivato da tutte le costrizioni mentali, psichiche, culturali, eccetera, eccetera, tipiche dell'uomo, per cui la risata è anche il segno della speranza, il segno che si possa cambiare, non tanto per ritornare ad uno stato di letizia, eccetera, eccetera, quanto per riproporre una nuova modalità della propria esistenza. Ecco, sentiamo a questo proposito ancora, e dice che come ci raccontano
l'angoscia profonda di chi è costretto a convivere con una tortura come il terremoto. Oh, lì. L'hai sentita? L'hai fatto? Sì, la so sentita. E Mammeta, l'hai sentita? Sì, l'ha sentita. Parido, l'ha sentita? L'ha sentita pure lì. Cugineto, l'ha sentita? L'ha sentita. Soreta, l'ha sentita? L'ha sentita. Cognateto, l'ha sentita? L'ha sentita. Patrizio, l'ha sentita? L'ha sentita pure lì. Pierpaolo, l'ha sentita? Sono sentita tutti. L'ha sentita. Luisa, l'ha sentita? L'ha sentita. Luca, l'ha sentita? Sì, l'ha sentita. Paolo, Dostea, quando l'hai fatto, l'ha sentita? Dostea, stia vicino sotto a casa dei pesci, ha visto la gru che ballea, si è cagato sotto. Insomma, l'ha sentita? È una bella briscola, sì. Secondo te quanto è stato? Boh, per me, boh, 3,8, 3,9, da come mi ha ballato io culo, penso, Ma pure secondo me? Rottio cazzo. Duccio, è la parolaccia che riabilita il discorso. Ma la parolaccia è chiaro che negli ultimi anni se ne è fatto un abuso più che uso. Io uso l'audacia spesso. Comunque è un rafforzativo la parolaccia. Ma non tutti possiamo dire le parolacce. Le parolacce poi è una questione di contestualizzarla bene. Anche la televisione, la telecamera che riprende un momento può in qualche modo falsificare, perché l'atmosfera che c'è in un locale, in una piazza, in quel momento, in quel preciso istante, in quella tempistica, che poi la comicità non è questa una battuta che fa ridere di più di meno, sì, però è la temporizzazione, praticamente è una questione di ritmo. Quindi molto spesso prendere uno stralcio e riportarlo crea dei problemi, perché non si entra esattamente nell'atmosfera. Però la parolaccia tranquillamente, se rafforzativa, se è lo scopo finale della battuta, no, però se rafforzativa. Ma veniamo alla politica, perché Duccio è stato tra i primi a mettere operatori della satira, a mettere nel politica locale, poi perché parliamo della parliamo anche quella politica. Su insomma, vabbè, sì, io... Duccio è stato tra i primi a mettere nel mirino il governo dei tecnici e il nuovo premier con è successo questo, lo dico con molta franchezza. L'anno scorso a Piazza San Giovanni mi hanno chiamato all'ultimo momento, quindi le prove le ho fatte la serata prima. A papà sta piantando le patate, come era l'hanno dovuto prendere, così. Quest'anno mi hanno chiamato qualche giorno prima, il 28, quindi hanno analizzato quello che avrei dovuto. Parlando del primo maggio, non si capisce il 28. Quindi vado il 28 e faccio sto pezzo che si intitola Mario faccio gambà. Non si è visto. No, il titolo era carino, poi dentro, insomma, sai, il testo non era proprio accomodante, non era così bonario. Per la RAI lo hai accennato. Per la RAI lo hai accennato, qui facci l'analisi del testo. Allora, l'analisi del testo è semplice, praticamente, non ce l'ho tutta a memoria perché questo è un rap agricolo. Mario faccio gambà due volte, poi Mario faccio gambà, diccelo tu come si fa. Ovviamente io ho utilizzato il ritornello a mo' di preghiera dei fedeli, perché cioè, tutti insieme andremo in pellegrinaggio da Mario faccio gambà. E devo dire, dopo il secondo ritornello 500.000 persone zompavano e tutti qua Mario faccio gambà, fino alle 10 la sera ancora qualcuno, Mario faccio gambà. Il testo non è del tutto insomma comico, perché i partiti sono partiti, non ci hanno salutato, al governo ci hanno messo chi non è stato votato, anche lui sarà precario, non si sa per quanto dura, con i conti è una mitraglia che le tasse fa paura. E qui, poi dice, il governo mi ricordo, fai i conti senza l'oste, questo fa parte del ritornello, è finita la mollica che la crosta. Oggi sta una tassa nuova pure sopra la gallina, ogni volta che fa l'uovo sovrattassa la mattina. Ho saputo, questa è bella, va a finire che ce la mette, una tassa pure a quello quando va dal gabinetto. Io non posso più mangiare, manca cacio e mancheruna, e gridare, ci hanno rotto lì. Mario, e poi il ritornello salva un po' tutta la situazione. Beh, ce ne stanno un sacco, la crisi è mondiale. Il nuovo segretario della Lega. Il nuovo segretario della Lega, ci hanno rotto, è giusto, certo. Però vedi, questo è successo poco dopo. Io non ho avuto l'ispirazione, è stata lunga.
Vedi, però, anticipatorio. Sotto no, la toga del giurista, cosa? Ma io, oltre che giurista, lo stimo e ci rapportiamo molte volte per sms e mail, soprattutto come veste di un attento osservatore, un grandissimo tifoso di Flaiano, ma anche lui produce delle cose stupende, ci scriviamo e ci rimandiamo e rinviamo, tant'è vero che mi ha quasi obbligato a scrivere una serie di Flaiano Rock, nel senso che sono aforismi di bassa lega, ne cito uno, va. Era un elettricista perfetto, aveva un unico neon. Si spense. Questo ne è uno. Ce ne sta tanto, quando ne saremo pochi ci conteranno, e quando ci conteranno non conteremo più. Questo è un po' triste. Poi ce n'è una sul biogas, però che storia, non lo so, lo dico. I bambini sono a letto, sì. Con l'arrivo del biogas al mattino mi illumino di merda. Oh, vado a casa, che stiamo parlando è complicato da spiegare per chi si fosse messo di questo libro scritto da Diego De Carolis, Flaiano e la pubblica amministrazione. Professor De Carolis, di cosa si parla in questo libro? E della vita, del rapporto quotidiano che ognuno di noi ha con l'amministrazione, perché si nasce, si vive e si muore avendo rapporti con la pubblica amministrazione. Certificato di nascita, certificato di esistenza in vita alle volte, sì, ci vuole. Posso dire? Prego. Ho conosciuto un marmista ultimamente, ma io non faccio opere d'arte. Senti, che fai? Io? Ho il laboratorio vicino al cimitero. Dico, e quindi faccio le carte d'identità. Carina. Sono degli episodi alle volte proprio reali, veri, che in via Veneto c'erano e ci sono ancora degli uffici ministeriali, e lui, Flaiano, tra le tante persone che vedeva passeggiare, vedeva anche questi burocrati che comunque lì. E ci sono dei manoscritti di Flaiano che stanno depositati al fondo manoscritti dell'Università di Pavia, ma anche lì al fondo Flaiano, alla Biblioteca Cantonale di Lugano. Io sono rimasto meravigliato, perché era il verso, il recto, il verso di una carta intestata dell'allora Ministero dei Lavori Pubblici, dove descriveva, prendeva gli appunti, perché sapete che Flaiano aveva la taccuinite, o comunque qualunque pezzo di carta era buono per scrivere un qualcosa e poi appuntarle e poi magari rilavorarci sopra. E quindi era un grande osservatore, essendo un grande osservatore del costume italiano, non poteva non osservare. Ma nell'appendice di Tempo di uccidere, che come sapete, al di là del primo romanzo, primo strega, e quindi sulla scia di quello che diceva il professor Bonetta del romanzo, come anche racconto di vita, racconta tra le tante cose, e poi ci possiamo anche introdurre un momento successivo, la problematica seria anche oggi della corruzione nella pubblica amministrazione. Lui la storia era di questo medico ufficiale che aveva mal di denti, doveva andare a un dentista. Il dentista però stava molto lontano, quindi doveva fare un percorso, e lui dice una cosa bella, utile anche nel governo della pubblica amministrazione: attenzione, le scorciatoie ti affascinano ma poi sono sempre pericolose. E lui si perde in tutta questa storia e arriva comunque ad Axum, al comando truppa. Dice, c'è fuori un cartello. Dice, secondo, direbbe l'amico Germano, lo soldati si appende la sciarpa. Certo. In quel caso invece, secondo il grado, gli davano le coperte. O tenete presente, sì, che in Africa c'è un'escursione termica alta. Allora lui vede, sergente, una coperta, rischia di morire assiderato. Sottotenente, due coperte. Tenente, tre coperte, morirà di freddo. Risolto, per risolvere il problema, ho dato 2 lire al piantone e ho avuto il trattamento di un generale, 7 coperte. Generale, ha 7 coperte.
Senti, Anna Maria, secondo te la comicità è donna o è uomo? È poco donna. È poco donna, ma fra quelle poche donne però ce n'è una che ha delle radici abruzzesi, si chiama Grazia Scuccimarra. Ah, sentiamo un po' come racconta la sua generazione. Sì, grande. Ammazza se si vedeva, noi sul viso portavamo quattro dita di fondo tinta color ocra, che ti veniva fuori una faccia culturale etrusca, una maschera etrusca sembravamo. Bello il contrasto con il collo, perché il fondo tinta finiva regolarmente qui, a filo di mento, e si realizzava con lo splendido bubu falso, con il collo che era regolarmente picchiettato di acne, che la mamma ci mandava a curare qui a Roma dai frati, e i frati ogni mattina ti davano da mangiare una schifosissima tavoletta di lievito di birra. Voi guardate le ragazze d'oggi, fate caso alle penne che hanno certe facce lisce, pulite, neanche un peticello, niente, loro ogni mattina si mangiano un bel pezzetto di ragazzo, e guarda che penne che hanno. Grazie a Scuccimarra, che dovrebbe essere al telefono con Prima Pagina. Buonasera, signora Scuccimarra. Buonasera, buonasera. Signora Scuccimarra, sono madre. Io sono Grazia per tutti. Allora, buonasera, grazie a Scuccimarra. Come erano le ragazze degli anni 60? Come erano? quasi non me le ricordo più. Ho bisogno del mio spettacolo per ricordarmi come fossero. E beh, come erano? Le posso dire che le ho prese in giro per 30 anni e adesso comincio a rivalutarle un po', in un periodo storico in cui la donna mi sta deludendo non poco. E quindi, insomma, queste ragazze degli anni 60 che mi hanno fatto tanto penare, ridere e che ho appunto messo alla berlina, e beh, tutto sommato adesso le penso con affetto, insomma, nel loro essere state un po' ridicole, però dei contenuti devo dire che all'epoca ce l'avevano, insomma, qualcosa c'era. Ma più in generale ci stiamo chiedendo qui a Prima Pagina come mai non abbiamo più tanta voglia di ridere, secondo lei? E perché ve lo chiedete? Secondo voi c'è un motivo, uno per cui ridere oggi nella nostra vita sociale? Beh, non vorremmo suggerire la risposta, ci dica lei. Appunto, non ce la diamo, la risposta è nello stato delle cose. Solo che ridere, insomma, ridere fa sempre bene. Io devo essere sincera, sono anni che mi pongo il problema, ma a che serve la satira? Ma basta, ma qua bisogna fare altro, bisogna scendere in piazza per fare qualcos'altro, perché la risata in realtà poi sai pari e patta. La gente ride, si diverte e passa avanti, e il problema non lo si affronta nella sua gravità, nella sua interezza. Quindi per anni sono stata critica nei confronti del lavoro che io stessa faccio, insomma, faccio satira, quindi ce l'ho con me stessa. In realtà poi, ripensandoci bene, io mi chiedo, e se non ci fosse neanche la satira a frenare diciamo il dilagare della volgarità, del negativo, dell'arroganza, del potere, insomma, in genere, sarebbe forse peggio. Quindi e sicuramente ne abbiamo. È bene continuare a ridere, ma ne abbiamo, la mia conclusione, nonostante sia critica nei confronti del ridere a tutti i costi. In effetti ne abbiamo un gran bisogno, grazie a Scuccimarra. Grazie questo a voi. Scuotevi la testa durante. No, io dico che il Padre Eterno a ognuno di noi ha dato un talento, così dice la parabola, e poi chi l'ha seppellito, chi l'ha commercializzato, chi ha fatto una cosa e chi un'altra. Certo che se sono nate donne non posso morire quadrata. Praticamente, se io guardo la realtà sempre e solo col quaderno a quadretti, non ci cavo niente, neanche con troppe righe di poesia e di malinconia. Ogni tanto ho bisogno di uscire fuori dalla mia realtà, guardarla e farmi un sacco di risate. Perché lo dico? Perché è il tempo che parla così, il tempo ci fa riflettere sulla importanza della satira e della risata. Quando si cresce
e uno ripensa ai problemi che aveva da giovane e ride, dice, quando eri stupido, quando eri giovane. Ma quando sei stupido, mo, se ti poni i problemi di oggi, pensa in proiezione che tutto quello che vivi tu lo guardi da un'altra parte. Del resto Chaplin, non so quanti secondi c'ho, pochissimi, ha praticamente intuito cos'era la satira soltanto guardando un gruppo di persone che inseguiva un animale, credo un maiale, che non l'avevano colpito bene alla giugulare. Lui non era né il maiale, diceva, né chi doveva prendere il maiale, era uno spettatore, e tutti gli spettatori ridevano a crepapelle. Gli unici che non ridevano erano gli attori reali, cioè il maiale, che era quasi morente. Quindi bisogna essere spettatori di se stesso e poter... Meglio spettatore che maiale potrebbe essere. Ma va bene, pure, insomma, solo che fa una brutta film, porca, insomma. Senta, posso fare una... Cioè, mi faccio una domanda. No, ma non vorrei prevaricare. No, volevo solamente dire che noi oggi siamo depressi, non perché non sappiamo ridere, siamo depressi, no, cioè, io penso di non esserlo depresso, insomma, come in generale c'è molta depressione. Sì. Non tanto perché non si ha la capacità di ridere, certo, non si ha capacità di ridere, non si sa ridere, non è che ci vuole il mestiere, no, per ridere. Cioè, oggi noi siamo depressi perché siamo riusciti ad annullare più della metà di noi stessi. Cioè, oggi noi viviamo non tanto per essere noi stessi, ma per essere solamente una parte di noi. Cioè, il problema è questo, e ciò che noi abbiamo negato e che neghiamo è parte di quella affettività, di quella umanità che è fondamentale per l'esistenza, per l'identità di noi stessi. Cioè, questo è fondamentale. E cioè, la risata è l'espressione migliore di chi sta bene o di chi ricerca il benessere, ma deve avere però la capacità. Non può ridere colui il quale invece alla propria depressione dà la risposta suicida, trovando nella legittimazione del fallimento economico e diciamo così il senso dell'ultimo suo atto. Cioè, chi oggi purtroppo si autodistrugge, non si autodistrugge perché è in disgrazia economica, quella è la risposta storica contingente, si autodistrugge perché è un depresso che vive con meno della metà di se stesso e non ce la fa a reggere il confronto con la realtà. Quindi ecco perché, aiutare a ridere a chi non ce la fa sta a significare trasferimento di umanità, di capacità vitale, perché è questo, energia. L'ironia è vitalità. Senza l'ironia non può esserci vitalità e viceversa. Ecco, questo era allora, la considerazione vediamo come fare. Ultimo documento una cosa che riguarda sempre l'attività di Dice Che, comici aquilani emergenti, e la grande tragedia del terremoto. In una grande tragedia come questa, una parte essenziale è anche la retorica della celebrazione e anche la retorica del solidarismo. E sentiamo come Dice Che hanno, cioè Francesco Paolucci e Mauro Montarsi, hanno doppiato la canzone per l'Aquila dei maggiori cantanti italiani. Tra la tenda e il mare, Modenco case a pagliare, una coppa di piastra messa all'addondolare. Non c'è una strada infinita, è una statale. Dei padri teme uomini, ma che sta di? Che sta di? Dice che sta di, sta me senti. Ma domani me tengo rizza, il tempo passa e cedemo da fa. Se non c'è c'è sfiga, fa la botta da. Cusci, dopo sei mesi di tenda, il nome riconosco.
fresco, abituato a Yuseba, nuova buona ogni posto. Ogni scossa che senti, chiami tutti i parenti. Oh, ma la ci sentita? Io non so sentito niente. La ci sentita era quattro per me. Bravissimi. Prima pagina sta per finire, quindi una risposta flash. Torneremo a ridere, professor Bonetta? Sì, torneremo a ridere, però mi fa fare una considerazione, cioè un omaggio che voglio fare, che voglio fare all'Abruzzo, che è la regione che mi ospita, che io sono siciliano. Lo faccia in un attimo. Sì, lo faccio in un attimo. Ecco, in Abruzzo esiste un ozio che è probabilmente il contesto migliore per produrre comicità, che è il contesto di Flaiano. Ecco, l'ozio dell'Abruzzo, degli abruzzesi, l'ozio di Flaiano. Immaginatevi Flaiano a Via Veneto, al bar Rosati, a Piazza del Popolo. Ecco, è quell'ozio creativo, produttivo, che disvela, ci sente Confindustria, che disvela un po' le verità nascoste dell'animo umano, della società. Ci riusciremo? Sì, anche perché non è vero che il tonno non muore quadrato, anche dentro i barattoli. Il tonno? Sì. Comunque Flaiano diceva che la satira, vasetto di vetro, deve essere superata dall'ironia, perché la satira si è basata sulla realtà, ma la realtà supera sempre la fantasia, per cui è l'ironia la vera chiave di lettura della vita. E poi un'altra cosa diceva, che in Palestina l'unico problema per risolvere tra il conflitto è la pace. Allora, secondo me, facendo questo paragone, utilizzando gli schemi o l'impostazione di Flaiano, secondo me l'amicizia e la solidarietà in Abruzzo dovremmo molto riscoprire. Però se i popoli si conoscessero di più si odierebbero meglio. Questo è sempre vero. Emiliano Gomez e Nelly Orfeo, riusciremo a tornare a ridere? Assolutamente, bisogna esercitarsi a ridere e seguire le indicazioni di indugio del professore, farlo, come dire, non lasciarsi distrarre dall'esterno, ma concentrarsi anche sulla parte interiore. Riusciremo? Ascoltarci più spesso la mattina con Radio Delta 1. Che aiuta. Che aiuta con Germano. Lucio, l'ultima parola. Capisco che la cosa, visto che tu parli spesso dell'Aquila, sei aquilano. Il pastore aveva due passioni, l'ovino e l'ovino. Ecco. Coltivava la prima per alimentare la seconda. Benissimo, io ringrazio i nostri ospiti, siamo stati lunghissimi, ma è stato piacevole. Prima pagina, perché stasera finisce qui, torniamo venerdì prossimo se non ci cacciano.